Buongiorno a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Oggi continueremo la nostra avventura su Europa Universalis guardando uno spezzone della nostra live su Twitch. Con l'occasione approfitto per indicarvi il mio canale in descrizione e se avete voglia di venirci a seguire in diretta e quindi di prendere mano direttamente alle decisioni e a dove andrà la nostra partita, potete seguirci in live. Con l'occasione vi ricordo di mettere mi piace al video, di commentare con i vostri consigli e di condividerlo con i vostri amici. Quindi, detto questo, vi lascio all'episodio e a presto. Mantova, il Papa, Savoia, Lucca e le Tre Leghe. Ok, qua tutti con il diplomatico al massimo. Ok. Ora, qua possiamo andare a levare questo, perfetto. E ci mettiamo potere commerciale, visto che c'è anche Firenze. E qua lo leviamo e basta. Così vediamo se anche il commercio aumenta un po'. 8,26, beh, perché no? Abbiamo preso uno di assedio, molto bene. Molto molto bene. Raven come sta intanto? Sei ancora all'ascolto? La Genova occupata da Provenza e Venezia anche un po' occupata da Provenza. Questo ci fa molto piacere perché Venezia, se ci sei, come stai? Tutto bene? Venezia era una che poteva entrare in coalizione, c'è anche un bel meno 200 di opinione, quindi perché no? Stai scazzeggiando su Monbazù, non so cosa sia. Cos'è? 333 giorni, sì, va benissimo perché riusciamo a farci farlo senza alcun costo. Quindi il 1° gennaio ce ne andiamo a fare un simulatore stereotipato al massimo di canadese, così sembra interessantissimo. Tanto abbiamo recuperato già 3 di Force Limit in più. Eventualmente cosa avremo? Compagnia Guardia Franca. Così però costano. Benissimo, Giovanni de' Medici, costo delle dottrine meno 5%, mi sembra ottimo. Bravo Giovanni. Eppure la Crimea ne approfitta del brutto momento di Genova e l'attacca. Per campare devi tagliare legna, estrarre sciroppo d'acero e coltivare patate e Maria. Beh, allora, aspetta. Praticamente mi rimangio tutto, non sembra bellissimo. È bellissimo. Ok, arrivate a gennaio, facciamo subito la tech, ci facciamo 13 anni con 20% di efficienza commerciale e corruzione meno 5, più 4 di innovazione. Ma questi cosa sono? Punti amministrativi e me ne servono un botto, non ce la faccio arrivare. Mi devi far vedere a Stefano? Assolutamente sì. Per Stefano è perfetto. Non ci arrivo in tempo, quindi facciamo la tech. Però dobbiamo spingere anche con le altre. Questo possiamo levarlo nel 70. Facciamo un po', convochiamo gli stati, molto bene. Dovrei fare la nobiltà, perché dovremmo arrivare a 60, eh. Opinione dell'Ungheria di almeno 50. Quanto hai? Meno 48. Sto cazzo. Però 15 di lealtà. Dai, va bene. Ce la facciamo. Ce la facciamo. Torna quello dagli alleati. E spingiamo con le relazioni con l'Ungheria. Matrimonio reale irraggiungibile, ovviamente. Alleanza. Se perdiamo il meno 1000, ce la possiamo forse anche fare. Vedremo.
Intanto qua ora facciamo scendere un po' le espansioni aggressive, poi andremo a dichiarare qualche altra guerra, tipo Lucca. Anche così non sono tanti, eh? No, così siamo un po' più meno di loro. Papa ci insulta? Li verremo a punire poi, Papa, tranquillo, eh? Firenze? Ah, Savoia ci ha proclamato come rivali. E il Papa si è alleato alla Castiglia. Maledetto. Ok, finita la condivisione e conoscenze, vediamo se possiamo farne un'altra. Con chi? Milano o Svizzera? Svizzera, perché Milano invece ce l'hanno. Quindi richiamiamo un attimo questo, dagli oltraggiati. Svizzera a condividere le conoscenze, così ci dai un po' di soldini e poi torniamo qui ai paesi oltraggiati. Vai. Quanto ci dà la Svizzera per condividere conoscenze? Meno dell'Austria sicuro. Provincia legittima, perfetto. Poi appena puoi ti vorrei parlare su Discord per la questione del tuo lavoro. Certo. Assolutamente. 0,52, che schifo. Molto volentieri, se posso darti una mano, te la do volentieri. Quindi se mai o finita la live o domani, ci sono. Ferrara subito al mercato. Tech. Tech, sì, la facciamo. Assolutamente, mentre all'amministrativo diamo un po' di priorità all'idea. 24 gennaio 70, finalmente possiamo cambiare l'interesse nazionale. Siena non è più un nostro rivale. Ecco, Venezia che ha finito la guerra ed entra in coalizione. Andiamo a rimettere il terzo rivale, che a sto punto sarà o Savoia di nuovo o Venezia. Ma è più facile direi che attacchi Venezia, anche se anche Savoia la confino, quindi facciamo Venezia. Andiamo a levare l'embargo a Siena. 15 di autonomia a Genova o punti amministrativi? No, dammi autonomia. Torna di nuovo un attimino te. Revochiamo l'embargo, lo andiamo a piazzare a Venezia. E rimettiamolo agli oltraggiati. Molto bene, possiamo costruire caserme a Firenze e Pisa, sono interessanti, va bene. Genova cosa ha 50 di autonomia? Ok. Bene, abbiamo preso un botto di casusbelli insieme. Poi gli ospitalieri per ora ci sono sempre. Trento. Non un po' tutti in coalizione, però finché le relazioni rimangono discrete anche con l'Austria, non penso di avere troppi problemi. Svizzera, poi si dovremo provare a cercare un altro alleato, ma vabbè. Perdiamo professionalità e meno 50% di riserve in Liguria. Vabbè, prendiamoci il malcontento, tanto ormai ce l'abbiamo. Nobiltà perde un po' di lealtà, quella mi gira un po' le scatole, ma ormai con un bel malcontento a 14 abbassiamo anche l'autonomia e prepariamoci alla ribellione. Ok. Tanto Ferrara stiamo ancora facendo il mercante. Allora, manteniamo Giovanni de' Medici? Penso di sì, perché diventerà un 5-6-3. O il parente di Giovanni è un 2-5, sì, assolutamente. Allora, a sto punto manteniamo Giovanni de' Medici, anche se perdiamo un botto di tradizione repubblicana. Ma è un 5-6-3 che è tanta roba. Mothball pure, 20, 21 a Genova di malcontento. Ma sì,
Non c'è problema, appena poi usciranno, per un po' siamo a posto, ma stiamo recuperando comunque le nostre riserve. Vediamo. Bologna richiede dei privilegi, ma non voglio dare ai burgers della terra. Ah, però ci darebbe due di valore fiscale. A Bologna, sì, no, allora lo faccio. Per due di dev lo facciamo. Qui potremmo confiscare la terra, ma prima voglio portare a 50 l'opinione con l'Ungheria per provare a fare la missione. Dottrina, assolutamente sì. Sono tanto belle queste idee, perché così ci prendiamo un meno 15 alla prossima idea in un colpo solo. È veramente tanta roba. Allora, come siamo messi in Ungheria? Quanto manca? Per ora sì, ce la possiamo ancora fare. La possiamo ancora fare. E se valutassimo un'alleanza? Meno 40, dinastiche. No, no, troppe relazioni, quindi ci mette un bel meno 50. Però l'alleanza non siamo troppo distanti. Qui aspettiamo un attimino a confiscare. Perché questo mi dà un 15, no? Sì, 15, quindi arriviamo a 62, che è quello che ci basta per la nostra missione, ci dà 100 punti di potere amministrativo che ci servono come il pane. Filosof, però no, costa troppo per ora portarlo a più 3. Anche se potrei portarlo a più 3 e poi cambiarlo, però cosa ci dà la missione? Ne vale così la pena? Meno 10 di costa alle tech per 15 anni non è per niente male. Più 20 di prestigio. Ma però lo facciamo quando rifaremo di nuovo le tech. Perché adesso non le facciamo per 12 anni, quindi non ci serve. Ok, qui vabbè, finché non sale. Continuiamo ad addestrare. 21 di tradizione, non fa proprio schifo. 9 di professionalità. Ok, benissimo, missione fatta. 100 punti amministrativi, sganciameli subito. Per 20 anni, reputazione diplomatica più 1 e rilevamento delle spie straniere più 33. Sì, perché no? E qui invece. Allora. Noi almeno il 50% di parte controllata da Stato influenza sotto al 50% per tutte e tre le classi e ci dà un evento. Ok, va bene. Allora, intanto possiamo andare a confiscare allegramente. Così continuiamo a aumentare con la nostra terra e qui non abbiamo più malus. Ottimo. Così almeno noi siamo a posto. Noi prendiamo un bel meno qui, meno 16,5 l'anno, perfetto. Ora, all'Ungheria, vediamo un po' come siamo messi, 35 su 40, E qui ci manca ancora 12. Probabilmente dobbiamo aspettare, o se perdessimo la scomunica sicuramente ci facciamo un'alleanza senza problemi. Basta l'addestramento che qui sono tornati. Ok, è morto. Il re dell'Austria non è un problema, sempre bella scomunica, bellissima, mannaggia, ma poi lì proprio dall'inizio ce la siamo beccata subito. Facciamo così, chiediamo un po' l'accesso militare, anzi no, aspetta, 2 giorni che ci facciamo. Diamo l'accesso militare a Milano. E visto che siamo alleati ce lo potresti anche dare. Ci spostiamo qui, tanto c'è il forte, e torniamo a migliorare l'Ungheria. Savoia vuole attaccare Genova. Tutti attaccano Genova. Ma fanno bene perché in effetti è in un momento un po' di crisi. Allora, noi intanto qua miglioriamo un po' il morale.
È arrivata al massimo, eh. Mantienilo un po'. Vai di matrimonio. 38-40, manca veramente poco. Perugia scende da solo, Spoleto non si ribelleranno mai. Ferrara sì, invece, Bologna no. Ok. Ci dà l'alleanza, quindi smettiamo di migliorare le relazioni e un'alleanza con l'Ungheria, non vedo perché no. Ecco che Savoia attacca Genova. Quanti uomini hai? Ungheria 22.000. E hai la Croazia come partner, vabbè, piccola ma va benissimo. Un nuovo alleato che non odia nessuno dei nostri alleati, è perfetto. Avanti Savoia, no, col cavolo. Avanti Firenze, semmai. E a sto punto andiamo a migliorare di nuovo con gli alleati. Lo so che sei piemontese, però. A parte che tanto, vabbè, il Bengala puoi anche prendere, l'importante è che Genova sia nostra. Allora, qua fanno schifo. 0,15 è molto poco. Genova facciamolo, quello delle riserve che comunque si fa sempre comodo, 9 al mese, già un bel guadagno, dai, un discreto, discreto guadagno. Quanti uomini potremmo fare? 4 ancora. Così li pagheremo molto di più. Ma vorrei che si ribellassero un po' questi qua a Genova. Firenze ottiene una rivendicazione su Padova. Ma che bello. Fantastico. Anche perché Genova era la mia. Scusa, questo che cazzo? Ah, è la Provenza che si è presa la Corsica. Maledetti. Perché ricordo che la Genova era il nostro capro espiatorio per arrivare ai cavalieri e ora non sarà più così. Chi sono gli alleati di Venezia? Solo gli ospitalieri. Mentre nella Lega Commerciale c'è Costanza, Bosnia, Trento e gli ospitalieri. Quindi la Bosnia sicuramente non ha nessun casus belli. C'è solo questo, ma non mi interessa. Anche sciolta anche la Lega. Quindi c'è solo Venezia che è alleata con gli ospitalieri. Però Venezia ha troppa supremazia navale. Però potrei vassalizzarli. Potrei vassalizzarli. Vassalizzandoli. Potrei poi integrarli e fare la rivendicazione su Cipro. Questo potrebbe non essere una pessima idea. Ok, facciamo così. Intanto andiamo a rivedere. Cos'è che mi serve per formare l'Italia? A parte l'attack 10, va bene. Milano, Roma e 20 province in Italia. Ma scusa, ne ho solo 10. Current 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah sì, abbiamo solo 10 province. Che schifo. Allora. Ok, intanto gli oltraggiati stanno scendendo. Noi potremmo poi valutare un altro assalto. Qui cos'è? Occupato da Lucca. Che si fa guerra, eh? Ti dichiarasi guerra, Lucca? Verrebbe solo la coalizione. Sono tanti, sono molto più di quelli che riesco a portare io. Con chi sei in guerra, te? Contro Genova? Con Savoia. Savoia ti ha portato in guerra. Sì, sono alleati, va bene. Papa, noi abbiamo una tregua. Non ce l'abbiamo più la tregua. Deve prima però uscire dalla coalizione.
50 espansione aggressiva, quindi potrebbe anche uscire. Potrebbe anche essere tipo l'unico. E non corno. 52 Venezia, Mantova 66, 55 Savoia, 63 Siena e meno 50 Roma, ok. Venezia ha riaperto una nuova lega commerciale. E qua questa tech ce la facciamo che è fortissima. Questa idea che ci dà meno 10 costa le tecnologie, meno 10 costa per adottare l'istituzione e ci fa prendere anche la terza idea che è meno 5 ulteriore costa la tecnologia e meno 5 le dottrine. Per cento, benissimo, quasi quasi mi metto già lì pronto. Per assurdo è meglio questo, che fanno schifo entrambi, ma fa lo stesso. Modena. Perugia a fine anno inizia a scendere, Spoleto quasi. Bologna, vabbè, Bologna è solo al 10%, non uscirà mai. Allora, siamo di nuovo pieni di potere diplomatico. Alziamo un po' il mercantilismo a sto punto. Il dev l'ho già fatto un po' dappertutto. Eccoli qua. Perfetto, così ora Genova malcontenta bella zero. Andiamo a tirarlo giù a Ferrara, vai. Ferrara che comunque costa poco il tev, è solo 38. 38. Ok. Facciamo scendere ancora un po' di espansione aggressiva. Mantova ci proclama rivali. Ah, Mantova indipendenza garantita da Venezia. Ok, ora è entrata anche nella Lega Commerciale. Ah, dobbiamo prendere 10 province. Facciamo conto che queste 4, 5 e poi dobbiamo attaccare un po' qua, sì. Milano sarà l'ultimo che molliamo, di certo. Per 30 anni, è tantissimo. Costo delle tech meno 10. Beh sì, perché no, scusa. 50 punti di potere diplomatico, la prima tech li recuperiamo, amministrativo anche. E ora però amministrativo daremo un po' di punto sulle idee, anche se, sulle tech, anche se le idee non sono male. Ma non voglio restare indietro. 24 gennaio, mettiamo il focus sull'amministrativo e andiamo avanti così. E la tech già quanto ci costa? Non tanto. 403 punti. Ok. È morto l'artista, mannaggia lui. O ci prendiamo un altro artista o ci prendiamo il filosofo o il maestro della zecca, vediamo un po'. Abbiamo un po' di inflazione che potremmo far scendere. Però ci serviva un filosofo al 3 qua, giusto? Filosofo al 3 o scienziato artista per avere altro costo dell'attacco meno 10. Così, lo facciamo poi, per ora lo prendiamo, così alziamo un po' il prestigio. Tanto ce lo possiamo permettere per ora. Sì, più 6 ancora. E qui sarebbe quasi da alzare lui, però quanto andrebbe a costare? A 4, andrebbe a costare 4 al mese. Vediamo un po'. Ecco, maledetti Savoia che sono presi tutti. Tutto. Grazie che Genova non è più il nostro rivale, non esiste Genova. A sto punto o Mantova o Savoia. Ora che ci confina e abbiamo dei claim, assolutamente Savoia, ne andiamo subito a embargare.
e torna agli alleati, che è sempre meglio tenerseli buoni. Devo levare le mosse, niente l'embargo. Genova quindi dov'è rimasta? È rimasta solo qua. Eccola qua. Lesbo. E anche Kaffa e Matrek e Azov. Però sì, beh, la Crimea se la papperà molto presto. Quindi a sto punto poi rimandiamo di nuovo agli alleati. Verso Savoia, quanto abbiamo noi di espansione aggressiva? Solo 12. Verso di noi ancora tutti hanno un sacco di espansione aggressiva. Allora, ribelli dove? Ah no, un corno, perché scusa dovremmo prenderci 8 ribelli in Arezzo? Quando possiamo prendere 5 interazioni repubblicane e perdere 2 di corruzione, che non abbiamo neanche. Quindi andiamo a svalutare un po' di moneta. E perdiamo subito la corruzione appena guadagnata. Meno 0,20, che tanto in neanche 2 anni è libero. Potremmo andare avanti in tech diplomatica, ma non ci penso neanche, a un più 90, no. Vieni, andiamo a Ferrara e facciamo un po' di dev. Lo sviluppo e direi facciamo così, portiamo a un 21 per commerciale globale più 10 e tanta roba, 8% a Venezia, ancora un po' poco. Svizzera ha abbracciato l'istituzione, quindi ormai smetterà anche di pagarci la condivisione della conoscenza. Ok, vediamo un po' se abbiamo qualche claim da fare, ma non mi sembra. No, abbiamo claim un po' ovunque. Sul Papa tutti. Siena, Provenza, Savoia. Con Francia. Allora, 2 di inflazione prendiamo, sì. Ok, Francia non ho capito perché ci dà. Ah, perché siamo scomunicati, ecco perché ci dà un così basso valore. Sempre 0,15 Bologna, no, è troppo poco per ora. È questo dovremmo fare. Da qua, meno, più 29, 27, 24, bellissimo. Dobbiamo spingere qua con i punti amministrativi. E poi Genova magari mettiamo un protect trade quasi quasi. C'è un editto per il potere commerciale, vai. 45, ora guadagniamo 8,77 dal commercio, già ha superato le tasse. 9 ducati addirittura, molto bene. Consiglieri 6, fortezze 3, fortezze costano un po', però ci stanno. Prateria, colline, praterie, no, mi servirebbe un forte decente qui, ma punto a non entrare in guerra col Sud Italia. E Firenze va bene allora. Ok, attualmente si aspetta. Costantinopoli è diventato pietre preziose e ha preso il debito. Ok. Il clero guadagna influenza, che non è che mi vada molto. Oppure prestigio, prendiamo prestigio a sto punto. Possiamo fare addirittura una.
chiamare, diciamo, convocare gli estate. E qui abbiamo, vediamo un po', dovremmo anche fermarci un attimino per non far salire troppo la loro influenza. Libera impresa, supremazia politica, riforma, repubblica. Ok, da più 15 ai burgers. Gliela scenderò un po'. Intanto qua poi posso confiscare quando nel 72 ottobre, ok. E intanto abbiamo già tutto sopra il 50. E qui però mi sono dimenticato di addestrarci. Cipro nella Lega Commerciale guidata da Genova. Però non ci può essere d'aiuto in nessun modo, perché con Genova non ho più casus belli. Ok. Bologna, andiamo a fare un po' di dev sempre sul diplomatico, perché così me lo levo dalle scatole. Leviamo. 10% a Venezia, iniziamo a prendere un po' più di territorio. Autonomia la potrei tirar giù a Terracina, tanto è già un bel meno 100, è appena finito, grazie. A Spoleto, a Genova no, perché l'abbiamo già fatto. E anche a Bologna, dai, al massimo ci prendiamo un paio di ribelli, tanto abbiamo le riserve al massimo. E almeno guadagniamo anche qualcosina in più. E abbiamo praticamente i 500 ducatozzi che servono per questa missione qua. E ci abbassa l'inflazione. Che ci serve perché comunque è pari ma quasi al 6%. Quindi missione. Questa per 20 anni leva 2 di inflazione più o meno. Prendiamo ducati, prestigio. Per punti amministrativi e diplomatici, no, perdiamo 5 di prestigio. E qui dobbiamo avere l'inflazione più bassa dei nostri vicini oppure 0. E questo è un bonus per fino a fine partita, quindi potrebbe anche essere un'idea, però l'inflazione è punti amministrativi, giusto? Sì. E non mi va di spendere. De 21 Bologna va benissimo. Allora, potrei fare qualche nave in più, così che magari possiamo provare a dire la nostra. Potremmo fare queste 10 galee. E per ora di navi non abbiamo fatto un bel niente, le abbiamo lasciate lì tutto il tempo. Lo sai che l'espansione aggressiva in teoria dovrebbe scendere, Cicino? Tecca amministrativa, e la tecca amministrativa la si fa subito. Ok, fino a fine partita, modificatore fiscale e forze missionari. Nessun lato negativo, quindi perché non dovrei farla? Siamo un po' fermi adesso, eh? Sono quasi 30 anni di gioco. Tu quanto hai ancora? 43 di espansione aggressiva, potresti anche uscire? Piena invece 56 ancora. E se invece ti dichiarassi guerra? No, siete troppi. Ah, è vero, entra Castiglia, cavolo. L'ho dimenticato.
E se invece attaccassi Lucca, entrano tutti come cobelligeranti e così senti più noi, eh? Potrebbe anche essere un'idea. L'Ungheria, quanti favori abbiamo? 8, 8. Aspettiamo un anno e ci portiamo anche l'Ungheria dentro. Entriamo in guerra con tutti, Venezia. Venezia però non ho comunque modo di arrivare verso Rodi. Vediamo, intanto ci prendiamo passo da guerra gratis, direi. Prego che la Borgogna è conclusa, ma non ci interessa.